E alla fine ci pensa sempre Ciro Immobile. Vittoria importantissima per la Lazio di Maurizio Sarri nell'ottavo di finale dedicato alla Coppa Italia. Sarà Milan-Lazio il prossimo 9 febbraio al Meazza, il quarto di finale di Coppa Italia. Rossoneri contro biancocelesti per un posto in semifinale dopo la doppietta alla Recchi, dopo aver ritrovato la gioia del gol, un 2022 pieno di soddisfazioni con tutte le partite a segno per il bomber campano, dal guizzo trovato contro l'Empoli di Aurelio Andreazzoli, passando per il rigore sbagliato proprio contro la formazione neopromossa di Aurelio Andreazzoli, al guizzo che non è servito a San Siro contro l'ex allenatore biancoceleste Simone Inzaghi, passando per la doppietta decisiva dello stadio Arechi contro la Salernitana di Stefano Colantuono, 16esima e 17esima rete in questo campionato, passando, terminando con il guizzo vincente, un pallonetto al volo sull'assistenza di Danilo Cataldi che vale il passaggio del turno dopo due tempi supplementari, dopo 120 minuti di grandissima battaglia contro l'Udinese di Gabriele Cioffi, alla terza sconfitta consecutiva nel 2022. Un nuovo anno solare che è iniziato nel peggior modo possibile, dalla sconfitta tennistica a punteggio tennistico subita contro l'Atalanta di Giampiero Gasperini, alla capo rimediato all'Allianz Stadium contro la Juventus di Max Allegri, terminando per l'eliminazione subita all'Olimpico contro la formazione biancoceleste dopo due tempi supplementari, dopo 120 minuti di grande battaglia. Anche un po' sfortunata l'Udinese di Gabriele Cioffi, tornando a quel famosissimo 2 dicembre dopo quella 4-4, era l'Udinese di Luca Gotti con il pareggio al 99esimo dopo 9 minuti di recupero, dopo una partita assurda, 8 gol, espulsioni, emozioni, con il pareggio al 99esimo da parte di Tolgay Arslan. Proprio Arslan va vicino al gol del vantaggio direttamente a calcio di punizione al minuto numero 99, questa volta su calcio di punizione, una traiettoria con deviazione di Felipe Anderson che tra poco non si insacca in rete, la palla che si infrange sul palo, grande chance per la formazione friulana sul calcio piazzato del centrocampista turco. Attenzione perché l'Udinese comunque si era anche resa protagonista e anche pericolosa nel corso sia del primo tempo sia nel corso della ripresa, con una doppia chance per Samardžić, l'ex trequartista dell'Lipsia, grande chance anche per Success nel corso del primo tempo, ma soprattutto nella ripresa con l'intervento decisivo di Pepe Reina. Lazio pericolosa con il colpo di testa su corner di Luis Alberto da parte di Murici, Murici che svetta sull'assistenza da parte anche di Felipe Anderson nel corso del primo tempo. Ad inizio ripresa esce Mattia Zaccagni, entra l'ex blaugrana Raul Moro che si procura due grandi chance nella finale di tempo, prima all'82esimo con un destro a lato e poi dopo una conclusione rimpallata da un attento Silvestri, si avventa su quella pallone vagante con l'intervento decisivo dell'ex Hellas Verona Udoge, praticamente sulla linea a murare la conclusione di Raul Moro. Si va ai supplementari, intanto entra Ciro Immobile al minuto numero 71 al posto di Murici e proprio al minuto numero 106, all'inizio del secondo tempo supplementare, sull'assist di Danilo Cataldi, al volo con un preciso pallonetto a superare Silvestri, la decide Ciro Immobile che regala la qualificazione ai quarti di finale contro il Milan di Stefano Pioli alla Meazza il prossimo 9 febbraio alla Lazio targata Maurizio Sarri. Ci pensa sempre Ciro Immobile. Grazie per l'attenzione, lasciate tantissimi like al video, iscrivetevi come sempre al canale e seguitemi anche su Facebook e Instagram. Noi ci vediamo in un prossimo video.